Ho mentito perché ho detto adesso montiamo l'impianto a relè. In realtà no. Ho seguito il consiglio di Armin. Armin da Armin's Garage, che vi consiglio di andare a vedere, è un bellissimo canale dedicato alla Panda. Armin mi ha detto: ma monta le lampade LED, perché le lampade LED consumano meno di una normale lampada alogena o tradizionale e quindi non hai bisogno di impianto a relè. E io ho detto: beh, effettivamente. Però per fare ciò devo fare una cosa, devo cambiare un faro, perché su un faro l'adattatore H4 purtroppo nuota male, funziona male e infatti in un precedente video vi ho fatto vedere che ho dovuto modificare una delle lampadine piegando all'interno una di queste, tre di queste alette, sono tre alette, vedete. Ho dovuto piegarle verso l'interno per posizionare la lampadina nel modo corretto. Qui non si può perché questo è cast aluminium, vuol dire è alluminio di fusione ed è si spezzerebbe, quindi devo cambiare faro. E quindi mi è arrivato il faro. E adesso con una mano, perché mi rompe il cazzo prendere il treppiede, taglio questa scritta fragile, taglio il nastro sempre con una mano e il taglierino senza coltello di Rambo. E apriamo questo faro. Tra l'altro, il faro che devo cambiare ha una cosa molto fastidiosa. Per bloccare il faro ha una specie di rotella che si deve premere e girare ed è un fastidio pazzesco. Mentre l'altro faro che ho ha una specie di molletta, una clip molto semplice che fa perno da un lato e lo farò vedere. Ora guardate quanta bella carta c'è qui. Speriamo che sia servita a non devastare il contenuto, ma vedo che c'è un'altra scatola. E sempre con una mano io estraggo il contenitore e qua sotto non c'è più carta, va bene. Questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qua. Percepisco molta professionalità in tutto questo e attenzione, attenzione col faro spaccato. A posto siamo. E io me l'immaginavo. Spaccato. E lo sapevo io. Io lo sapevo. Dobbiamo smontare questo faro. Perché per montare la lampada LED bisogna smontare questo faro. E voi direte: ma che cazzo dice sbesto? E io vi dirò: eh sì, perché questa lampada ha un problema e ve lo mostrerò. Quella no, ma questa sì. Quindi adesso mi vedo costretto a rimuovere la vaschetta. Devo rimuovere la vaschetta per accedere bene a questi fili. E quindi è una cosa che adesso farò. Maledetti scontrini ovunque. Scontrini ovunque. La maledizione degli scontrini. Io non ne posso più. Questi cazzi scontrini. Ma non li avevano aboliti, puttana della miseria. Non è tutto elettronico. Che cazzo me ne faccio dello scontrino? Ora lì mi sa che serve una 8. E una 8 potrebbe essere questa. No, serve una 10. Prolunga riduttore. E contro riduttore. E una volta che si è mollata, praticamente il cazzo, una volta che si è mollata fa una forza della Madonna. La dura realtà. Sputata. Ora questo, dove cazzo è collegato? Questo deve scorrere indietro, ecco, e lo mettiamo qui così e già possiamo osservare un orrore di motorino di tergicristallo che andrebbe cambiato perché è una palla di ruggine. Bene, questa cosa sarà prima o poi fatta. Poi diamo una pulita qua, che non fa mai male.
Ecco. Adesso dobbiamo rimuovere questo e questo qua sotto. E penso un terzo. Sì. Va bene, adesso vediamo. Ah, uno qua. Uno in alto, uno qua sotto e uno qua. Ora ve lo devo fare vedere perché questo è venuto via facile. Dado da 8. Sono tutti i dadi da 8 che tengono il faro in posizione. Questo qua, dietro il motorino, è un macello. È un macello perché richiede di fare una forza bestiale. E ora vediamo se riesco a mettere la camera in modo da farvi vedere questo macello. Bisogna fare forza perché è là sotto e serve una chiave a cricchetto della Madonna. E non entra più. Non entra più. Bisogna spaccare il faro. Non vado a allenare. Non vado a allenare. Quarto d'ora che giro stu cazzo di coso. Ma fanculo, è venuto via alla fine. Alla fine c'è solo questo adesso. E sicuramente ci darà un sacco di filo da tarcere, anzi no, questo è veloce. Ecco, perso anche il dado, bene così. Ora io dovrei poter estrarre questo cazzo di faro, e infatti l'ho potuto estrarre. Del dado neanche traccia. Ecco, uno è qua e l'altro è... Ah, l'altro è finito qua sotto. Bene. Ecco, i magneti degli hard disk sono comodi, come vedete, per fissare i dadi mentre si lavora. Ora possiamo togliere questi connettori, cosa che farò fuori camera, perché così vi mostro qual è il problema di cui vi ho appena parlato. Ehi. Ok, diamo un'occhiata a questo faro che già vedete è tenuto con una fascetta perché probabilmente questo motorino di regolazione, a parte che è storto, si sgancia. Come si sgancia il motorino? Si fa ruotare così, sentite uno scatto, poi si tira e si muove verso questo lato, quindi verso così. Finché non sentite che si sgancia, ma siccome non si sgancia, perché noi qua abbiamo un faro stronzo, dovete guardare qual è il senso di sganciamento e sganciarlo. Fa un rumore orrendo, ma purtroppo non potete fare altrimenti. Ora, qual è il problema di questo maledetto faro? Che non dovete mai comprare, la marca è Depo. Io questi Depo li butterei nel cesso. Perché? Perché ve lo mostro subito. Intanto hanno questo aggancio con queste due lamette fastidiosissime da inserire e taglienti, estremamente taglienti, per cui voi avete la lampada estremamente tagliente. Poi il problema di questo faro è che l'alloggiamento, come vedete, ha questa cazzo di curva. Questa curva è bastarda perché voi qui inserite il famoso adattatore per la lampada che io adesso non riesco manco più a togliere perché ho dovuto modificare la lampada e vedrete come. Ecco, questo è l'adattatore della lampada H4 e come vedete questo adattatore in questo faro ci nuota letteralmente, non sta ben fermo, o meglio ci sta, ma vedete questi spazietti, questi tagli, queste tacche? Queste tacche servono per inserire il nostro zoccolo della lampada lì. E io, come vedete, ho dovuto piegarli verso il basso. Perché quando io metto la lampada qui, questi tagli vanno a sbattere contro questa parte svasata della lampada. Quindi questa lampada non permette di mettere le lampade H4. Perché è una lampada di merda, è stata fatta di merda, prodotta di merda ed è una merda.
Infatti, se io adesso trovo una pinza e raddrizzo questa lampadina, e devo farlo perché questa lampadina finirà poi come ricambio, ecco, queste sono le lampade come sono in origine, con questi pirli dritti, questi cazzi dritti. Le lampade col cazzo dritto sono le lampade standard, hanno, come vedete, il cazzo dritto. Il cazzo dritto si infila perfettamente nelle tacche qui, o meglio, bisogna allinearle giuste, cosa che io, come vedete, non so fare perché porto diversi handicap. Ecco, e io ho messo, in questo momento ho messo, come vedete, l'adattatore da R5 a H4, che è questa. Ma se io vado a mettere questo merdoso, anzi non questo merdoso, questo splendido adattatore in questo merdoso faro, succede che, come vedete, le tacche della lampada sbattono contro questa merda cagata e vomitata che hanno creato su questo cazzo di lampada della Depo, che quindi non va bene, perché non permette, vedete, di posizionare la lampada bene in fondo e non fa inserire bene l'adattatore. Vedete che rimane un gap, non so se si riesce a vedere, ma resta un gap enorme. Questa lampada Depo è una merda cagata e vomitata e voi non dovete mai usarla. Ecco perché ho dovuto comprare un nuovo faro e sostituirlo. Cosa che ora faremo, perché, come avrete immaginato, io devo mettere le lampade LED. E le lampade LED, voi mi direte, ma pieghi le linguette e le metti lo stesso. No, perché queste lampade LED, consigliatemi da Armin, di Armin's Garage, trovate il link in descrizione, non permettono, come vedete, non permettono assolutamente di modificare le linguette. Tra l'altro che questa cosa non entra e io dovrò bestemmiare come un turco. Ecco, ma le linguette sono in alluminio fuso, se voi provate a piegarle queste si spezzano, non fatelo mai. E se io decido di mettere questa lampada LED qui, come vedete, sbattono su questa parte svasata della merda. Quindi ho dovuto cambiare questo cazzo di faro della Depo de merda e prendere un altro faro online presso un rivenditore su eBay, gentilissimo, di cui vi metterò il link da qualche parte. E devo dire che la prima spedizione è andata male perché il corriere ha distrutto il faro, ma loro con grandissima gentilezza mi hanno mandato un altro. Sono rimasto veramente impressionato dalla loro professionalità. Nuovo, quindi gomma nuova, la gomma vecchia del Depo del merda la mettiamo lì. Gomma nuova, ma soprattutto ecco perché ho scelto questo tipo di faro, perché ha questo coppoletto con questi ganci metallici che sono molto più comodi da ficcare. C'è un tappo. Quindi ora vediamo se riesco a mettere la lampada con il suo adattatore. Tra l'altro loro forniscono anche un adattatore in plastica. Io proverò questo in metallo intanto. Ora questo va su. E infatti l'adattatore ci sta perfettamente. Penso che forse possiamo usare questo di plastica. Adesso proviamo lui. Ah, questo qua c'ha le clip che lo fermano. Quindi ora lo metto qui. Ecco come va messo, si infila all'interno così e poi c'è l'altra tacca. Allora probabilmente devo prima mettere l'adattatore. Ecco, ho messo l'adattatore, l'ho messo dritto con il pirlo su e i cazzi giù, vedete? E ora posso inserire la mia lampada, vediamo se ciò è vero. Ed è vero. La lampada è perfettamente ferma, è leggermente storto, dovrò raddrizzarlo. Ok, non è proprio semplice, però ecco, ora sì, però non entra. C'erano delle tacche che andavano infilate qui, perfetto, ed ecco che ora possiamo mettere la lampada ed è perfettamente in posizione. E poi basta premere queste clip e metterle a posto
operazione che richiede una certa violenza, richiede violenza perché questa parte è schiacciata, bisogna allargarla. Ora sì, abbiamo il faro posizionato. Bene. Ok, è perfetto così, ho verificato. Ora questo si ficca sopra. Ah, ma prima no, prima dovrei infilare la lampadina qui. Quindi ora a questo punto io da qua devo eliminare, estrarre la lampadina a baionetta di posizione, lampadina luce di posizione, e gliela ficco qui. Luce di posizione connessa dal vecchio faro. E la ficchiamo dentro. Immagino che debba entrare così. Questo neanche ci aveva... Questo depo del cazzo non ci aveva manco la gomma sul coso qua. Che merda. Ah no, ma questa gomma va proprio... Va bene, questa gomma è fissa. Quindi in realtà io per infilare questo dovrei probabilmente ungerlo. E ungiamo. Con un po' di olio. Sempre tutto estremamente faticoso. Sempre. Ecco, infatti è entrato immediatamente, e ora sì che è entrato come si deve. A questo punto io posso fare la seguente, posso fare uscire i cavi dal loro ricettacolo di schifo qua, vedete c'è un passaggio per i cavi, che è questo, in modo che poi posso metterci sopra il coperchio. E anche qua... una oliatina proprio col dito a questa gomma, vedete, un po' d'olio, così qua entra, così qua entra, ho detto entra, ma l'ho detto, non ho mai montato un faro in modo così preciso. Avete sentito i click della gomma, è andata in posizione, questo faro è pronto per essere rimontato, i cavi sono passati bene, l'orientamento del connettore è giusto come deve essere, adesso tocca rimontare il motorino. E ora io invece di rimontare questo, io gli metto questo che è intero. Qua dentro vedete dove si ficca il motorino, ora sto vedendo queste tacche qua, probabilmente... o sono state fatte dopo, oppure questo faro è già stato provato da qualcuno. Yowai! Adesso noi prendiamo questo, la pallina, la ficchiamo dentro in quel ricettacolo e non ho assolutamente modo di fargli vedere come si fa, quindi non posso che attaccarmi al cazzo perché qua non esce. Devo prendere quella parte e tirarla verso di me. Ovviamente la pinza non ci entra. Vedete i problemi, gli innumerevoli problemi che saltano sempre, continuamente fuori, uno dopo l'altro. Non c'è assolutamente modo di riuscire a fare una cosa semplice. No, c'è sempre un cazzo in culo che viene fuori, sempre. Ecco, devo tirarmi la lampada e ora posso ficcarglielo di lato. E non entra perché non riesco a tirarmi la lampada. Perché la lampada è premuta da questa gomma da merda. Quindi devo tirarmi, ripeto, il connettorino qua. Ecco, ora è tirato fuori. E ora gli devo mettere la pallina nella sede. E dovrei riuscire ad agganciarla. Ma non ci riesco. Perché? Perché Dio non vuole... Capito? Lui non vuole. Non vuole che noi facciamo queste cose. Ora gliel'ho ficcato. Adesso te ne puoi andare a... Quindi ora io faccio così. Infilo e blocco. Ed ecco che ho bloccato il motorino. Adesso finalmente posso richiudere qua. Bene. E bestemmiare. E ho finalmente il faro montato, il connettore è a posto, questo è ok. Ora gli diamo magari una pulita veloce qui. Qui abbiamo un vite, regolazione becera, vite e vite. Perfetto, possiamo a questo punto andare a montare la lampadina della freccia. Perché
E questa lampadina della freccia sarà un cazzo in culo grosso come una bicicletta. Perché di sicuro, io sono sicuro che si spaccherà la vite. Ne sono sicuro. Perché queste viti le fanno di plastica. Sono sicuro che si spaccherà. Per adesso no. Perché fanno queste viti di plastica? Io me lo chiedo. Cioè, non ha alcun senso questa cosa. Le viti di plastica. Che cazzo si inventano? Cosa c'hanno nella testa? Le viti di plastica. Pazzesco. Fanno le viti di plastica. Devono morire male tutti. Ora qua ci devo mettere la lampadina di questa freccia, che anche lei ha le viti di plastica. Forse ce la stiamo facendo. Ora io questo faro non lo metterò neanche in vendita su eBay perché mi vergogno. Un faro del genere è una vergogna. Ed ecco la nostra lampadina freccia che vediamo e togliamo. Una pulitina. Questo faro del cazzo lo mettiamo là. Ora, questo faro, secondo me, se facesse un contatto un po' più soddisfacente. C'è una linguetta che sto cercando di regolare che balla. Qui balla tutto, ma qua c'è poco da fare. Come cazzo fa a fare contatto un faro così? Io non lo so, ditemelo voi. Ho già avuto questo problema. L'ho già avuto con altri fari. Come fa una freccia a fare contatto così? Non è proprio. Forse andrebbe schiacciato un po'. Vediamo. Così sicuramente fa contatto e non si muove più. Bisogna sempre adattare perché queste merdosi che fanno sti fari in Cina, Neolite, questo è un Neolite. E ora non ci resta che rimettere questo. Guardate la guarnizione che cerca di uscire dalla sua sede e pregare di riuscire a rimontarlo senza spaccare nulla. Ma siete fuori camera? Ma io me ne sbatto. Qua la situazione è grave, purtroppo questi fari sono progettati per spaccarsi. E tra l'altro qua c'è una guarnizione che non guarnisce perché ci passa un camion. Non è assolutamente attenuta. E vabbè, non possiamo fare altrimenti. Veramente uno schifo. E ovviamente non si avvita. Ok, qua si è avvitato, ma qua non entra. Perché? Ok, credo di averla avvitata con una violenza inaudita e non lo toccherò, adesso andiamo a montarlo. C'è da bestemmiare come i turchi qua, c'è veramente da bestemmiare come i turchi. Allora qua abbiamo connettore, connettore, e vediamo se riusciamo a mettere sto cazzo di faro. Allora, qui entra. Lì entra, e qui entra, e attenzione, il faro sembra messo. Sembra veramente un faro. Ottimo, a questo punto io posso avvitare i vitini, come minimo questo, e già lo devo svitare perché mi sono dimenticato che prima ci vuole la cazzo di passacavoli, il passacazzo ci vuole. Bisogna metterci questo passacazzo. E ora lo posso abitare. C'è l'altro qua sopra, vediamo se riesco a metterlo a mano. Ma sì. Ora l'ultimo è quello di sotto. Quello di sotto c'è il motorino in mezzo ai coglioni, alle palle. Palle e coglioni. Quindi in preda all'allergia non mi resta che fare questo e cercare di essiccarglielo. Ma so già che non riuscirò e che cadrà. Invece non si vede un cazzo. Sì, l'ho ficcato. Sì, sto avvitando. Wow, sono riuscito a avvitarlo. È incredibile. Quindi ora con la chiave farò una forza inaudita spaccando tutto.
e basta, non lo stringo troppo. Questo pure. E questo. Perfetto. Ora, connettori. Questo con molletta di ferro che metto qui, molletta di acciaio, quel cazzo che devo ficcare. E vaffanculo, Vespa del cazzo. Metto qua e gli metto la clip. Ok, dovete sapere che io odio le Vespe. Prego affinché si estinguano le Vespe dal pianeta Terra. Animali totalmente inutili, che ne dicano gli animalisti e gli ambientalisti. Ah, servono per l'ecosistema, ma vaffanculo. E adesso non ci resta che provare il motorino, vediamo se regola. Vediamo quali altri cazzi ci riserva la vita. Beh, io ho i fari accesi. Non riesco a capire se il motorino regola. Ma il faro è acceso. E dove cazzo è la regolazione? Sì, regola. Lo sto vedendo. È impercettibile, ma regola. Va bene. Quindi lui funziona. Adesso lo richiudiamo. Alogene. Faro LED. Alogene. Faro LED. Bene. Ora cambio la luce qua. Prima però rimetto a posto la vaschetta. Io ve lo dico, pulitore freni, gioia di vivere. Pulizia, sedi, viti, eccetera, olio, schifezze. Ed è perfetto, prima questa vite non girava, adesso è completamente sbloccata. Pulitore freni, brake cleaner, ce ne sono diverse marche, ne trovate uno sul mio negozio Amazon, se proprio volete. Ed ecco che, come vedete, su questo faro è molto più semplice, ci sono queste mollette che si sganciano subito e io ho già al volo estratto la lampada, che conservo, che finirà come ricambio, perché non si sa mai. Ecco, me la metto nella scatoletta, ora prendo la sua lampada LED e la metto nel suo alloggiamento ed ecco che ci sta praticamente alla perfezione. Se non che però anche questo qua però non entra bene. Come fare? Vediamo. Questo è strano, questo dovrebbe andare così, ho detto così, e poi deve andare col cazzo in su, e lei sta lì ferma, e quindi poi gli metto la molletta, ecco, da una parte, e cazzo dall'altra, e ho il faro posizionato, fantastico! A questo punto ci posso mettere il coppoletto. E anche questo mi conviene bagnarlo con un po' di olio che prontamente prenderò dal motore. Ecco, olio motore. Perfetto. Così posso ficcarlo sotto. Non avessi il filtro dell'aria che mi rompe il cazzo, già avrei finito. Io ho purtroppo il fastidio della vita e ho infilato anche la copertura di gomma, una pulita al connettore, ecco fatto, e posso ficcare il connettore delle luci. Fantastico, ho finito, ho installato le lampade LED.
Grazie ai consigli di Armin, che mi ha consigliato queste lampade LED e gli adattatori. Ecco, diamo una pulita anche a questo connettore, vediamo. Sperando di non avere rovinato o distrutto nulla. Ma ho un faro nuovo e due lampade LED. Devo dire che il faro nuovo... Ah, è della stessa marca, Neolite. Quindi adesso ho... Ecco perché questo era un buon faro, perché era un Neolite. E quindi ho due fari della stessa marca adesso. Bene. Voi non avete visto un cazzo. Ma il risultato è che adesso ho due fari identici. Ovviamente saranno da regolare. Ma questo è relativamente semplice da fare. Quindi sono discretamente contento. Ora rimettiamo a posto tutto qua. Questo affanculo, questo si aggancia lì dentro e poi si abbassa. Ma c'è questo tubo in mezzo al cazzo. Ecco, poi qua c'è un gancetto che non so mai come si mette, penso così. Si aggancia in modo veramente turpe. Perfetto, così lui sta agganciato. Poi c'è questo tubo del cazzo, questi cavi, va bene. Questo tubo del cazzo finisce lì con questi cavi. Questi sono i cavi che ho aggiunto per il controllo manuale della ventola con il relè, qui. E qua la ruota di scorta, sotto la quale devo costruire una specie di borsa per portare gli attrezzi e quindi evitare di tenere gli attrezzi sotto il sedile in macchina, ma metterli nel vano ruota di scorta, che è praticamente inutilizzato. Qui ci va questo, che è un po' di liquido radiatori, e sono a posto. Qui devo togliere dal cazzo le lampade che ho sostituito e gli attrezzi. Adesso possiamo accendere. Possiamo accendere, è già tutto acceso qua. Un coglione. Accendiamo la macchina, va. E accendiamo i fari. E a questo punto guardiamoli al giorno. Ed eccoli. Eccoli accesi. Fari LED. Con smerdazzo giallo di lampadina a posizione. Ma finalmente ho meno consumo di energia elettrica. Non solo, ma posso anche accendere gli abbaglianti. Niente, bisognerà provare di sera. Adesso è mezzogiorno, che cazzo provo adesso? Si nota però una cosa molto interessante, che prima, quando io accendevo i fari, calavano i giri del motore perché tirava molta corrente. Adesso questo si nota appena. Si nota veramente appena. Tutto questo per mostrarvi una grande lezione di vita. Perché voi guardate degli how-to di 5 minuti che vi spiegano come passare da una lampada alogena a una lampada LED su un faro di una Panda. E non mi riferisco assolutamente al caso di Armin, che ha fatto un video ottimo, senza il quale io non avrei capito un cazzo. E il suo video è veramente fatto bene. Ovviamente ha dei tagli che io non faccio tagli sui problemi che incontro, perché dovete vedere qual è la verità. La verità è che non basta svitare tre viti, ma bisogna togliere la ruota di scorta, svitare questo, togliere quel dado arrugginito, bestemmiare, girare questa cosa, scoprire magari un'altra magagna. Poi bisogna svitare quelli e scoprire che quello lì sotto è un casino arrivarci, ci vuole una prolunga, magari è bloccato e quindi ci state 10 minuti a mano a svitarlo, bestemmiare. Poi magari vi rendete conto che l'adattatore che avete montato sul faro non è proprio preciso per la vostra lampada LED, ma la lampada LED ci nuota un po', quindi dovete usare un altro adattatore in plastica, in questo caso, che vi dà una soluzione sicuramente migliore. Lì sono riuscito a
Lì sono riuscito ad andare a fare in culo perché nel momento in cui parlavo è finita la batteria della telecamera. Anche queste cose succedono. E insomma, ci sono dei video, e ripeto, non è il caso di quello di Armin, ma ci sono dei video che vanno assolutamente evitati, che sono quelli che vi fanno vedere com'è facile fare le cose con la musichina. Ti, svito questa vite, poi metto l'altro pezzo, ti, ecco fatto, pollice su. Col cazzo, perché poi avete un mare di problemi, un mare di problemi, dovete bestemmiare come i turchi per fare funzionare le cose. Per cui guardatevi dei video brevi che vi fanno vedere le cosette con le musichine, perché al 90% sono delle prese per il culo, sono staged, come si suol dire, sono preparati per farvi vedere solo la parte gioiosa di un procedimento che in realtà richiede ore di bestemmie, magari, per raggiungere lo scopo. E qui è stato relativamente facile, abbiamo però dovuto smontare il faro, sostituirlo e abbiamo visto che comunque c'era una magagna qui sul connettore delle frecce che non ho provato. A questo punto proverei perché vedete, uno entra qua, non gira la chiave e poi deve bestemmiare. Gira, chiave di merda. Vediamo la freccia e la freccia, come vedete, si accende. Quindi ce l'abbiamo fatta anche con la freccia, che è una cosa che abbiamo dovuto modificare a colpi di pinza. Perché purtroppo tutte queste cose cinesi, questi fari cinesi, questi ricambi cinesi sono fatti col culo. Per usare un termine tecnico, sono fatti col culo. E quindi non c'è un cazzo da fare, sono fatti veramente col culo. Qui la lampadina ci ballava, mi è già successo con un altro faro e quindi ho dovuto modificarlo con la pinza. Ma questo non ve lo fanno vedere nei video brevi dove vi spiegano le cose. Quindi fate molta attenzione. Il mio criterio di misura è, se già vedete un video che parte con la musichetta, con uno con la chiave e poi il dito che fa così, chiudete e mettete e censurate quel canale, non usatelo mai più. Detto questo, vi saluto. No, non vi saluto perché devo provarlo poi stasera. Stasera vedremo queste lampade in azione, cioè più tardi. Nel vostro caso, tra pochi secondi. Ed eccoci alla prova. Porca miseria. Sì, vabbè. Ed ecco il problema, interferenza radio. Problema di interferenza radio sulle onde medie. E questo non va bene. Insomma, la luce è notevole. Ovviamente è da regolare, vediamo se li abbasso. Peccato queste interferenze. Vediamo sulle FM. Come immaginavo, pure sulle FM. Niente, queste luci non vanno bene. È un peccato perché anche la linea che disegnano è molto ben definita. Peccato veramente. È veramente un peccato, fanno una bella luce, forse un po' troppo fredda. Soprattutto illuminano molto bene i gattini. Ma non ci siamo.
Bastardi. 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 Certo, la Ferrari degli anni 70 sì, la Panda del 2000 no. Bastardi. Bastardi. L'Alfa Romeo del 95 sì, e la Panda del 2000 no. Bastardi. Bastardi. Maledetti bastardi. La Jeep del 97 sì, vero? Bastardi. La Lancia Beta del 72 sì. Bastardi. 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 Bastardi, bastardi. Queste sono macchine che hanno i fari normalissimi, non hanno fari apposta per i LED, queste sono solo lampadine. Bastardi, quindi perché me le omologate per macchine degli anni 60 e 70 e non per la Panda? Bastardi, 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 bastardi. L'H4 LED, che è quella che potrei montare sulla Panda, va bene sulla Mini del 59 con i fari vecchi come il cucco, ma non sulla Panda del 2000? Bastardi, bastardi. Questa cosa non ha alcun senso, non ha assolutamente alcun senso. Bastardi, maledetti bastardi. Bastardi, una Nissan che non se la caca nessuno del 90, lampada H4 LED, esattamente quella che monto sulla Panda, che potrei montare sulla Panda. Bastardi, sulla Nissan sì e sulla Panda del 2000 no. Bastardi, siete dei bastardi. Una manica di bastardi. Maledetti, maledetti, maledetti. Le Toyota del 77, maledetti, maledetti, siete dei maledetti. La Golf 1 del 74, posso mettere la lampadina LED. Maledetti, maledetti, siete dei maledetti, maledetti. Maledetti, che siate maledetti. Basta. Maledetti. 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 Siete dei maledetti. Ti vendono la lampadina, poi ti dicono che non può essere usata su strade pubbliche, ma solo su strade private. Ma allora vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Philips. Vai a fare all'interno del culo. Ora, a me piacerebbe dire vaffanculo, disobbedienza civile su una legge assolutamente ingiusta e idiota, ma non ce la faccio, non è per me. Io purtroppo poi vado in paranoia e devo vivere con la paranoia che a qualsiasi posto di blocco mi possono rompere il culo con una multa che non potrei pagare perché non ho i soldi. E non solo, ma mi bloccherebbero anche la macchina, vorrebbe dire sborsare altri soldi. Quindi purtroppo io farò una cosa. Io farò la restituzione. Fortunatamente sono ancora in tempo. Ho 3 giorni di tempo. Dopodiché rimonterò le alogene normali e monterò l'impianto a relè, perché non posso fare altrimenti. Che anche questo, voglio dire, probabilmente rientra nelle casistiche di legge per cui si potrebbe prendere una multa perché non è possibile modificare l'impianto, bla bla bla, ma andate a fare in culo, maledetti. Finché questa legge non cambierà a livello europeo, a quanto pare, non c'è un cazzo da fare, non c'è un cazzo da fare, non fa per me. Che peccato, veramente un peccato. È proprio un peccato, se vivessimo in un paese civile con delle leggi civili non sarebbe assolutamente un problema montare queste lampade. Ma purtroppo viviamo in un paese di merda pieno di leggi del cazzo. E non c'è niente da fare. Ed eccoci qui la mattina dopo bestemmiando contro la comunità europea, contro lo Stato italiano, contro queste leggi del cazzo, bestemmiando forte, costretti a sostituire queste lampade LED molto efficienti con delle cagate di lampade
a incandescenza per praticamente nessun motivo valido. Ora qua ovviamente ho bisogno di una pinza che non ho, userò il cacciavite, perché queste mollette sì, sono comode, ma sono anche dure come la merda da togliere, e quindi sostanzialmente non escono. Estraiamo questa lampada, dobbiamo togliere il suo coppolo e rimettere la lampada standard. Cazzi, cosa non esce? Ecco, è uscito. La rimettiamo lì, e che dobbiamo fare? E gli mettiamo la lampada tradizionale alogena omologata, che gli venisse in culo l'omologazione a questi pezzi di merda. Devo usare domani. E poi la lampadina si ficca nell'apposito alloggiamento, si orienta col cazzo in su, come si suol dire. Vediamo se riusciamo a mettere questo alloggiamento in modo discreto. Tutto questo perché? Per una legge del cazzo. Devono morire pazzi. I legislatori devono morire pazzi. Dopodiché abbasso queste linguette del cazzo, gliele rificco. La lampada è stabile. E a questo punto gli posso rimettere la sua coppola. Rimettere questo cazzo di gomma è di una difficoltà inverosimile. La stessa cosa si fa qui, ma voi non vedrete una minchia. Stamattina è questione di usare la violenza, perché non c'è verso. Non c'è verso. Ora vediamo questi se mi escono. Ma col cazzo che escono facilmente. Col cazzo. Ma non è possibile. Ma che cazzo l'ha progettata sta lampada? Topo Gigio. E anche questa vaffanculo. Da qua recuperiamo il suo coso di plastica e gli rimettiamo quello di metallo. E qui ricordarsi sempre l'orientamento del cazzo verso l'alto. Perché non entra? Perché cazzo non entra? Perché non entra questo doido pro di adattatore? E ma abuso di do proprio che hanno da male. Perché non entra? E ma abuso di do proprio che. Ovviamente non entra la lampada, perché prima va messa nell'adattatore. E ma abuso di do proprio che. Hanno da malenare. E ma abuso di do proprio che. E ma abuso di do proprio. L'ho messa al contrario, ma vaffanculo. E ma abuso di. Vaffanculo. E ma abuso di. Ecco, l'ho messa. E ma abuso di do proprio che. Hanno da. Ora la molla qua, la molla là, questo lo abbasso a mano e va fanculo. L'ultima troiata, questa cazzata di gomma, che in realtà è molto importante perché protegge dall'acqua. Ovviamente per metterlo bisogna bestemmiare in turco la puttana. Ibn Abu Zeshdido Pro, e quel Ibn Abu Zeshdido Pro. Vaffanculo.